Io vi ringrazio per essere qui, io sono Roberto, del nome della Rosa di Giulianova, e con molti di voi penso che... Con molti di voi ci siamo sentiti per mail, WhatsApp, spero di aver dato un servizio coerente con quelle che erano le intenzioni. Non siamo Ticket One, però ci abbiamo provato. Abbiamo organizzato questa cosa io insieme all'amico Cristian Simonella, che non vedo. Grazie alla libreria. Della libreria Tempo Libero di Teramo. Non spenderò parole su Mauro Biglino, vi rubo ancora un minuto solo. Ci tenevo a ringraziarlo innanzitutto, è la terza volta che lo abbiamo ospite, la prima volta che organizziamo a Teramo e la prima volta in collaborazione con Cristian e con la libreria. Un po' ce la cantiamo perché comunque essere libreria indipendente nel 2018 necessita di molto coraggio, così come il circolo in nome della Rosa di Giulianova, che è attivo da 12 anni, necessita di altrettanto coraggio. Perciò ecco, spero che stiate bene, che vi siate trovati bene con le prenotazioni e con le informazioni. Vi auguriamo una buona serata, andremo avanti fino alle 11:15, dopodiché spareremo le gambe di Mauro per fermarlo e vi lasceremo un'ora di tempo per le domande. Vorrei chiamare un secondo l'amico di Montesilvano, che avrà ospite Montesilvano il 7 luglio, Mauro, per presentare l'iniziativa. 30 secondi, c'è qualcuno che vuole parlare? Siete timidi? Montesilvano? Eccolo, c'è un volontario. Io vi saluto e vi auguro buona serata, eh? Poi passeremo per i microfoni per le domande. Buonasera a tutti, noi facciamo parte del team dell'Altra Genesi, qualcuno ci conosce e niente, avremo ospite Mauro sabato 7 luglio a Montesilvano, ai Grandi Alberghi. Se qualcuno vuole partecipare sapete già di cosa si tratta. Grazie. Bene, sentite tutti? Perfetto. Grazie ovviamente a Roberto che mi ha invitato, grazie a voi che siete qui veramente tantissimi. E dovete avere un po' di pazienza con me perché, come sapete, da un po' di tempo io devo fare le conferenze imbottito di farmaci e quindi magari dico più stupidaggini del solito. Tra l'altro oggi è giornata, perché stamattina sono uscito di casa alle 6, ho fatto 6 ore di Freccia Bianca senza aria condizionata, nei vagoni pieni, quindi comincio a pensare che sia colpa mia, perché anche stasera saremo senza aria condizionata, e quindi sarà una serata calda, va bene, pazienza. Poi fortunati quelli che stanno un po' nell'ombra, perché potranno dormire, io non mi offendo, non preoccupatevi, io invece purtroppo non posso dormire, anche perché appunto sono costretto a parlare. Allora, chi c'è che non sa proprio niente delle cose che io dico? Succedono delle cose stranissime, nel senso che nelle ultime settimane c'è uno di quei siti che sono collegati alla pastorale dell'evangelizzazione, dove ogni 3 o 4 mesi fanno un bell'articolo contro di me e ovviamente li leggo, poi non rispondo per non entrare nelle polemiche, perché non ho il tempo materiale, quindi io vado avanti per la mia strada. Ma la cosa curiosa che veramente mi ha fatto sorridere, per non dire quasi ridere, quando l'ho letta, è che questi signori che fanno parte appunto della pastorale per l'evangelizzazione hanno scritto: Biglino ha la fortuna di parlare a persone che non leggono i cosiddetti testi sacri. E io vi dico francamente, ho sorriso, mi veniva voglia di ridere, perché ho già detto più volte che se noi facessimo un questionario con una 50ina di domande e poi lo distribuissimo fuori a una qualunque delle mie conferenze e lo distribuissimo fuori ad una qualunque messa,
Io sono convinto che ne sanno molto di più quelli che vengono alle mie conferenze, ma senza ombra di dubbio. Ma non perché io insegni qualcosa, perché dico talmente tante stupidaggini che viene la voglia di andarla a verificare. E quindi la gente va a leggere la Bibbia. Tra l'altro dovrei farmi dare delle royalties, perché so benissimo, lo so perché la gente me lo scrive, dice: io ho mai letto la Bibbia in vita mia, ho cominciato a leggerla da quando ho cominciato a sentire lei, ma sono veramente tanti in questi anni, eh? Io ho cominciato nel 2010, quindi siamo nel 2018, sono veramente tanti. E questa per me è un po' una fortuna, no? Una fortuna nel senso che appunto la gente va a leggere le cose che io dico, va a controllare i versetti, e poi anche alle volte ovviamente trova delle cose che magari paiono non corrispondere alle cose che dico io, quindi me le fa notare, quindi c'è questo scambio continuo, cosa che non si fa ovviamente con i sacerdoti, con i vescovi, con i cardinali, in genere con i teologi, eccetera. E quindi io ho appunto questa grande fortuna, che per loro rappresenta la fortuna opposta, cioè possono dire tranquillamente tutto ciò che vogliono, perché in genere non vengono verificati. Perché? Perché si dà per scontato che di lì parte la verità, e quindi se quella è la verità. Tra l'altro la cosa curiosa è, qui ci sono dei buchini, vabbè, devo starci attento. Dunque, la cosa curiosa è che anche ultimamente Papa Francesco, no, che ha sollecitato la lettura dei Vangeli, però ha detto: però attenzione, perché avvicinarsi a Gesù da soli può essere pericoloso, cioè bisogna farlo tramite i mediatori. E questo lo si capisce ovviamente, no? Perché se uno si avvicina da solo rischia di capire. Ed è la cosa che invece non deve assolutamente avvenire. Cioè non bisogna capire, ma bisogna credere. Ora il fatto di... Volevo cominciare in un modo, sto già cominciando in un altro. Il fatto di avere una fede che aiuta a vivere una vita è un fatto indubbiamente positivo. Cioè chi ha una fede fa bene a tenersela, perché la fede non è che trova le risposte a tutte le domande, perché trovare vuol dire che le risposte ci sono, io le vado a cercare e le trovo. La fede fa di più, la fede elabora le risposte a qualunque tipo di domanda. Non so da quanti minuti sto parlando, 5? Facciamo finta che siano 5. 8? Grazie. Mentre io parlavo, nel mondo di stenti e di malattie sono morti almeno tra i 20 e i 24 bambini. E mentre io vi sto dicendo queste cose, ne sta morendo un altro. E tra 20 secondi ne muore un altro. Così continuamente, 24 ore al giorno. Ma il tutto è coordinato, visto, accettato, creato da un Dio di amore. Ne è morto un altro. Ma intanto c'è un Dio di amore che ci ama tutti. E la fede trova spiegazione anche a questo. Ne è morto un altro. Ma noi a queste cose non ci pensiamo mai. Quindi la fede elabora spiegazione anche a ciò che spiegazione logica non ha. Ma soprattutto la fede, cioè sembra che io stia facendo una predica per conto, ma la fede è una cosa, la religione è un'altra. La fede trova soprattutto spiegazione alla madre di tutte le angosce, che è la paura della morte. Infatti non esiste religione che non abbia la sua risposta al problema della morte. E se voi poco poco conoscete un po' la storia delle religioni, vedrete che ogni religione ha elaborato una sua risposta. Mi verrebbe da dire che tutte le risposte possibili sono già state ipotizzate, è difficile inventarne qualcuna di nuova. Ovviamente non chiedete a me quale sia quella vera, perché non ce l'ho, non me ne occupo, cioè proprio è un tema che non mi interessa, quindi non me ne occupo, perché tanto non riuscirei a darvi risposte.
Ma la grande invenzione della fede, qualunque essa sia e qualunque cosa voi crediate che esista dopo la morte, se questo qualcosa vi aiuta a vivere bene, dovete assolutamente mantenerlo e coltivarlo, anche perché la fede ha una caratteristica che è veramente da premio Nobel: non prevede la delusione. Cioè, se dopo la morte non c'è niente, non ve ne accorgerete mai. Mai. Mai potrete dire: per tutta la vita ho creduto in qualcosa che non è mai esistito. Non lo saprete mai. Questo è da premio Nobel. Ma se voi ci avete creduto e il crederci vi ha fatto vivere bene, avete fatto bene a crederci. A ciò a cui volete credere voi. Altra cosa è accettare i condizionamenti di una, e i controlli di una religione, che è tutt'altra cosa. Perché le religioni, è vero che nascono per dare spiegazione alla madre di tutte le angosce, cioè alla paura della morte, però in grazia di questo e con l'utilizzo di questo tengono sotto controllo le masse. Non so se l'abbia veramente detto Napoleone oppure no, ma non mi interessa. Rimane comunque vero. La religione è ciò in grazia di cui i poveri non uccidono i ricchi. Perché i poveri vivono nella speranza. E bisogna farli vivere nella speranza. Parliamo del cristianesimo in questo caso, che poi i ricchi, come Enrico e Pulone, bruceranno nell'eternità, per l'eternità nell'inferno, invece i poveri godranno per l'eternità. Tra l'altro è una bella forma di amore cristiano questa qui, cioè dire: io adesso soffro per 70 anni ma tu soffrirai per l'eternità. È amore cristiano? Però la cosiddetta parabola del ricco e Pulone ci racconta proprio questo. E quindi bisogna riflettere su queste robe qui. Bisogna riflettere, perché altrimenti noi andiamo avanti dando per scontato ciò che scontato assolutamente non è. Come per esempio dare per scontato che chi ci parla dei testi sacri li conosca effettivamente. Ora, più io vado avanti e più seguo le cose che dicono, più mi accorgo, anzi più mi radico in una certezza, che nella maggior parte dei casi parlano della Bibbia come se la Bibbia non ci fosse, perché tanto sanno che non la leggiamo, oppure nella migliore delle ipotesi sanno che la leggiamo filtrata. Cioè sanno che la leggiamo avendo dentro ciò che ci è stato messo dentro prima, e quindi quando leggiamo certe parole diamo per scontato che sia quello che ci è stato raccontato. Invece noi dovremmo avere la capacità di leggerla come un qualsiasi altro libro. Non è facile, eh? Non è facile, perché il condizionamento è fortissimo. Nel libro Resi Umani, che è l'ultimissimo uscito, è scritto col dottor Pietro Buffa. Tra l'altro, mentre da un lato vedo questi attacchi alle cose che diciamo, dall'altra questo libro qui è stato chiesto dalla Harvard Medical School, che è l'istituto di ricerca dell'Università di Harvard, perché hanno deciso che deve essere letto sia da studenti che da loro ricercatori. E quindi per noi, cioè per me, pensare che qua, insomma, se nel 2010 qualcuno mi avesse detto: guarda che tra 8 anni alla Harvard Medical School chiederanno un tuo libro, direi: ma tu sei scemo. E invece sta succedendo. Qui abbiamo raccontato appunto di come ci abbiano domesticati, ma non siamo mica i primi, sapete? Perché nel 1969 il direttore del Dipartimento di Antropologia della Drew University, il professor Westcott, aveva scritto un libro che si intitola The Divine Animal, cioè l'animale divino,
e parla della specie umana, dell'Homo sapiens, e dice che la specie umana è una specie tipicamente addomesticata, esattamente come i cani e i gatti. L'ha scritto nel 1969. Quel libro è stato ovviamente ostracizzato e mai più ristampato. Adesso che siamo stati in Francia 2 settimane fa a fare una conferenza vicino a Strasburgo, dagli Stati Uniti sono arrivate 2 copie usate, una per me e una per il dottor Pietro Buffa, di questo libro, che quindi, come dire, 2 copie sono rispuntate così, e quindi siamo stati molto contenti di averlo. Quindi non è che siamo i primi a dirlo, è che ci abbiamo aggiunto 50 anni di scoperte biologiche e genetiche, e ci abbiamo aggiunto, e questa è stata la parte mia, il collegamento con i testi antichi, dove questo è chiaramente descritto, ancora una volta, sempre facendo finta che, cioè sempre facendo finta che ciò che c'è scritto nei testi antichi abbia un fondo di verità. Avere un fondo di verità non vuol dire che tutto ciò che c'è scritto è verità, no? Perché sappiamo benissimo che, e questo vale anche per i nostri giorni, quando un popolo parla di se stesso, non è che racconta soltanto delle verità, racconta delle verità, racconta delle non verità, fa delle sottolineature, guarda caso lascia scappare delle dimenticanze, ma ciò che conta è la sostanza. E la sostanza è quella che, se vogliamo utilizzare un esempio di quelli proprio più diffusi, è la luna. Sapete quando si dice, no, che molto spesso quando c'è uno che indica la luna, alcuni invece di guardare la luna guardano il dito, perché non hanno capito che bisogna guardare la luna. Quello di guardare il dito non è soltanto una distrazione, per alcuni lo è, per carità, in assoluta buona fede, ci mancherebbe, per altri invece no, per altri è veramente una metodologia, un'astuzia, una furbizia, un'ipocrisia, nel senso che se io mi metto a discutere del dito, faccio in modo che ci si dimentichi che esiste la luna. E la luna è che la Bibbia non parla di Dio. Mai. Dopodiché, ci si mette a discutere del dito, cioè ci si mette alle volte a discutere, e si può andare avanti per decenni senza arrivare a nessuna soluzione, su traduzioni di singoli elementi, cioè di singoli termini, su cui nessuno ha certezze. Allora la cosa più stupida che si possa fare è proprio cadere in quel tranello, perché se si cade in quel tranello ci si dimentica del fatto che esiste la luna. Se ci mettiamo a discutere sul termine Elohim, che è la cosa che ripetono costantemente, di nuovo ultimamente è stato repubblicato per la 3000ª o 4000ª volta un articolo intitolato Biglino smontato, circola penso da 4 anni o 5 anni, sempre lo stesso, dove ovviamente è sempre lo stesso, quindi ripetono sempre le stesse cose, dove l'affermazione Biglino smontato non è un'affermazione, anche se è col punto esclamativo, ma è la formulazione di una speranza, purtroppo per loro vana, ma comunque, dove si ripetono sempre gli stessi elementi. Elohim significa una certa cosa, Elohim ha questo significato, Elohim ha questa valenza, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, finché si discute di quello si possono passare decenni, e io sono disposto a discutere di quello, pur sapendo che nessuno sa esattamente che cosa voglia dire quel termine, però io sono disposto a discutere di quello senza mai dimenticare che esiste la luna, che è lì enorme e grande, che illumina la notte. Dio nella Bibbia non c'è. Dopodiché vogliamo passare decenni a discutere chi fossero gli Elohim? Ma per carità, è una cosa di un fascino incredibile, facciamolo pure, ma illuminati dalla luna, perché altrimenti ci chiudiamo sul dito e cadiamo nel tranello, per cui dimentichiamo la luna. Questo è fondamentale, che non bisogna dimenticare che c'è la luna. La Bibbia non parla di Dio, mai. Tra l'altro ci sono delle cose, per esempio, che vengono prese, dove si introducono questi, mh,
questi concetti, no? di biglino smontato, eccetera, mi piace parlarne proprio perché è interessante, e vengono fatti dei copia e incolla da dei siti, per esempio dove scrivono degli esegeti ebrei, dimenticando che in quei siti, proprio in quelli lì, che vengono presi per attaccare, invece è scritto che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Lo ripeto. Che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Poi scrivono, ma a differenza di ciò che dice Biglino, a compiere questi interventi di ingegneria genetica non sono stati gli Elohim ma i Refaim, che vuol dire medici. Ecco, questo significa discutere del dito. Perché? La Bibbia dice che a fare l'ingegneria senza ombra di dubbio, che a fare l'ingegneria genetica sugli Adam sono stati gli Elohim. Il Talmud dice che sono stati i Refaim. Allora, se noi ci mettiamo a discutere di questo, dimentichiamo che 6500 anni fa c'era là chi praticava l'ingegneria genetica. Questa è la luna. Il dito è: sono stati gli Elohim o i Refaim? Volete la mia risposta? Chi se ne frega? Chi se ne frega? Ma non ci perdo un minuto. Sono contenti di dire che sono stati i Refaim, ma diciamo che sono stati i Refaim. Chi se ne frega? Però una cosa mi viene da dire. Avete la Bibbia vostra, qui mi riferisco ovviamente agli esegeti ebrei, che dice che a fare l'ingegneria genetica erano gli Elohim. Avete il Talmud Sanedrin che dice che erano i Refaim, fateci una cortesia, metteteli d'accordo, sono testi vostri. Poi ci dite chi è stato. Ma io accetto qualunque risposta mi diate, signori esegeti. L'importante è la luna. 6500 anni fa si praticava l'ingegneria genetica. Questa è la luna. E non bisogna cadere nel tranello di discutere del dito, Elohim o Refaim. I cherubini è noto agli ebrei attraverso il Talmud che erano oggetti meccanici, dei robot. Benissimo. Non ha senso parlare di monoteismo in una lingua che non annovera, cioè l'ebraico biblico, che non annovera nemmeno un termine che abbia senso di Dio, ovvero oggetto di venerazione. Non ha senso parlare di monoteismo in una lingua che non annovera nemmeno un termine che abbia senso di Dio. Parliamo di chi vogliamo, ma questa è la luna. Se non c'è il termine che indica Dio, come si fa a parlare di Dio? Ma soprattutto, se non c'è il termine che indica Dio, è perché non c'è il concetto sottostante, no? Perché anche noi che non siamo sapienti, però siamo intelligenti come i sapienti, loro sono sapienti, noi no, sappiamo che se c'è un concetto, questo concetto viene formulato con una parola, viene espresso e condiviso con una parola o con una frase. Se non c'è la parola è perché non c'è il concetto sottostante. Su questo proprio non ci possono essere dubbi. Quindi se non c'è la parola che indica Dio come oggetto di venerazione è perché non c'è il concetto sottostante. E difatti basta leggere bene tutta la Bibbia per capire che il concetto sottostante non c'è. Cioè questa affermazione è perfettamente logica. Dopodiché vogliamo passare il tempo a discutere su cosa significava Elohim? Ma benissimo, passiamo secoli. È affascinante, come meglio che fare settimane di mistica, ci mancherebbe. Ma non dimentichiamo la luna, non c'è il concetto di Dio. Dopodiché, cos'è il concetto di Elohim? Va bene, parliamone. Ma una volta che abbiamo stabilito che la luna è lì, tutto il resto possiamo anche dire chi se ne frega. Scusate i francesismi, però bisogna essere molto chiari. Anche perché sto lavorando su dei progetti che soprattutto se le mie condizioni mi consentono, perché è una roba molto pesante, vi consentiranno di, diciamo che dal 2019 invece di far finta faremo sul serio. Il capitolo sul Satan Mauro Biglino lo ha egregiamente trattato e su ciò gli facciamo i nostri migliori complimenti, che è un capitolo nel quale io documento che Satana nella Bibbia non c'è. S-
Satana e Lucifero sono una invenzione teologica. Come dice lo stesso Biglino, molte cose che egli scrive le scrivono anche i rabbini. Cioè, io potrei chiudere qui. Non c'è il concetto di Dio. I cherubini erano oggetti meccanici. Non ha senso parlare di monoteismo. La Bibbia parla di ingegneria genetica. Andiamo a mangiarci una pizza? Chiudiamo qui, andiamo a mangiarci una pizza. Tutto il resto è inutile, tutto il resto è dito. Tutto il resto è dito. La luna è qui. Su varie cose Mauro Biglino ha ragione. La Bibbia, come egli afferma, non è un libro di religione. Che vi siano due DNA, queste sono tutte risposte a cose che io ho scritto nei libri, per questo sono formulate così. Che vi siano due DNA, la letteratura ebraica lo conosce da millenni, cioè il DNA nostro e quello degli altri. I Nefilim, questa è una cosa interessante, oppure poi arriviamo ai Nefilim, tutti i miracoli sono di genere tecnologico. Tutti i miracoli biblici sono operazioni tecnologiche, cioè nulla di soprannaturale. In uno dei libri con un neurochirurgo, il libro è Antico Nuovo Testamento, Libri senza Dio, abbiamo analizzato il cosiddetto miracolo, l'intervento di Gesù che ha liberato un ragazzo dalla possessione demoniaca, e dove è chiarissimo che non solo non ha liberato da una possessione demoniaca, ma Gesù non ha fatto niente. Si è limitato a osservare la successione degli eventi di una crisi epilettica, conoscendola. Si è fatto fare, lui Dio che sa tutto, si è fatto fare l'anamnesi dal padre, chiedendogli da quant'è che è in queste condizioni il ragazzo, come lui che Dio non lo sa, da quant'è che è in queste condizioni, poi ha seguito la successione degli eventi e poi l'ha spiegato dopo i suoi apostoli, ha detto ma voi devo proprio spiegare tutto? Ma non avete capito? Pazienza agli altri, ma voi? Non ha fatto nulla. Gli viene attribuito il miracolo della liberazione di un ragazzo indemoniato. Non ha fatto niente. Ha guardato. E noi non abbiamo fatto altro che prendere i singoli versetti del Vangelo e leggerli uno per uno, senza bisogno di interpretazione. Olam non significa, che è il termine che viene sempre tradotto con eternità. Eternità è un altro concetto che nella Bibbia non c'è, nel senso che non solo non c'è nella Bibbia, non fa parte della mentalità semitica, come tutti i concetti metafisici trascendenti, trascendentali, non fanno parte della mentalità semitica. Olam viene sempre tradotto con eternità. Io spesso ho fatto vedere nelle conferenze la pagina del dizionario di ebraico e aramaico biblici della Società Biblica Britannica, dove addirittura alla voce Olam c'è scritto non tradurre con eternità. È la prima volta che io vedo in un dizionario la dizione non tradurre così. È la prima volta che lo vedo. Ma proprio per dire basta tradurlo con eternità. Olam non significa eternità, ma non conosciuto, e su questo Biglino ha ragione. Allora, non Dio, cherubini, non miracoli, non trascendenza, non eternità, sì ingegneria genetica. Cioè io non ho bisogno di altre conferme, non ho bisogno di altre conferme. Però andiamo avanti. I Nefilim, sapete, i Nefilim sono quelli che sono sempre stati tradotti come giganti. Se ne parla nel capitolo 6 della Genesi, dove si dice che quando i maschietti Elohim hanno visto che le femmine Adam erano appetibili, Tobot, se ne presero per compagne quante ne vollero, e queste fecero loro dei figli. E la Bibbia dice che in quel tempo, questa è la Bibbia di Famiglia Cristiana, c'erano i giganti sulla terra a quei tempi, Genesi 6, e anche dopo, quando i figli degli Elohim si accostarono alle figlie degli Adam e queste partorirono loro dei figli. Quindi quando qui c'è scritto c'erano i giganti, in ebraico si dice che c'erano i Nefilim.
che viene normalmente tradotto come giganti. In realtà questa stessa esegesi ebraica, questa qui, cambia il sistema di vocalizzazione del termine Nefilim e dice che Nefilim non significa giganti ma significa aborti. E dice che praticavano gli aborti selettivi, cioè facevano abortire tutti i feti maschi, salvo qualcuno, cioè ne tenevano uno ogni tanto, e invece facevano portare a termine le gravidanze e quindi partorire femmine, perché avevano bisogno di femmine. Benissimo. Figuriamoci se mi metto, anche perché cambiare la vocalizzazione è un diritto di chiunque, è un diritto che io non esercito, perché se io mi provo a cambiare un puntino di quelle vocali che hanno messo i masoreti, cioè i cosiddetti custodi della tradizione, mi massacrano. Più di quel che cercano di fare. E allora io dico, io traduco soltanto con una vocalizzazione messa dai masoreti, però chi vuole è libero di togliere quelle vocali e metterne delle altre, perché nessuno al mondo sa, lo ripeto, nessuno al mondo sa come fosse vocalizzata la Bibbia quando è stata scritta, nessuno al mondo lo sa. Quindi chiunque è libero di togliere quei suoni vocalici e metterne altri. Gli esegeti ebrei lo fanno benissimo, hanno il diritto di farlo. Sulla base di questo dicono che Nefilim non significa giganti ma significa aborti, benissimo. Avete già capito che è un'ulteriore riprova, no? Che 6500 anni fa erano in grado di fare le analisi prenatali e quindi stabilire se il feto era maschio o femmina. E i maschi li facevano abortire. Ulteriore conferma. È una storia che è infinitamente più affascinante di quella che ci hanno raccontato, ma infinitamente più affascinante. E dà la probabilità di essere, almeno nella sostanza, la nostra vera storia, cioè la storia di come noi siamo venuti al mondo. Ma sentite questa bella frase qui. C'erano i giganti sulla terra a quei tempi, anche dopo, quando i figli di Dio si accostarono alle figlie degli uomini e queste partorirono loro dei figli. Sono questi i famosi eroi dell'antichità. Chiunque di voi abbia studiato un po' di storia classica sa chi erano gli eroi dell'antichità, della storia classica. I cosiddetti semidei, cioè figli di uno di loro e una di noi, o di uno di noi e una di loro, esattamente come nella Bibbia, gli eroi dell'antichità. Se noi togliamo questa frase di qui e la mettiamo in Esiodo, la mettiamo in Omero, non dobbiamo cambiare neanche una niente. Ci sta perfettamente. Gli eroi dell'antichità erano in mezzo sangue, tanto per la cosiddetta mitologia classica, tanto per la cosiddetta mitologia orientale, tanto per la Bibbia. Tutti uguali. Ci raccontano tutti la stessa storia. Tutti la stessa storia, solo che invece questa qui è stata fatta diventare verità ispirata da Dio. Ma ci pensiamo un attimo. Questa storia che io vi sto raccontando, cioè in particolare la Genesi, è la copia che deriva da testi sumero-accadici, l'epopea di Gilgamesh, la Traasis e l'Enumaesh. Tutta la cultura ufficiale, soprattutto a partire dalla metà del 1800, quando diciamo la teologia ha condizionato l'accademia, sia in Italia, in Germania, eccetera, che cosa ci dice? Che i racconti sumero-accadici sono miti, leggende, favole, la Bibbia, che è una coppia di quei racconti, è verità ispirata da Dio. Ma c'è bisogno di fare altri ragionamenti? L'originale è una favola, la coppia è verità ispirata da Dio. Ma sono o non sono bravissimi? Sono 2000 anni che ci raccontano sta roba qui, eh? Sono 2000 anni che noi ci crediamo, sono 2000 anni che noi la accettiamo, senza fermarci un minuto a riflettere, ma per qualunque altro argomento. Se qualcuno vi dicesse, vedi, l'originale è una favola, ma la coppia è verità, vi mettereste a ridere o no? Ecco, abbiamo diritto di farlo su questo.
bisogna dirle queste cose qui. Al di là dei problemi di traduzione, io adesso sono 2 anni che nelle conferenze mi porto la Bibbia, sì, forse anche di più, la Bibbia di famiglia cristiana, almeno così non discutiamo del dito. Andiamo direttamente alla sostanza, perché altrimenti perdiamo il tempo a discutere del dito. Soprattutto quando il discutere del dito significa discutere di traduzioni. Stavolta l'ho messa in borsa, quindi questo qui è uno di quei testi che se uno li cita nei suoi testi fa tanto il figo, perché sono quei testi dei sapienti, dei super sapienti. E questi qui sono pubblicati dall'Università Pontificio Istituto Biblico, e qui ovviamente scrivono i sapienti. C'è nel Salmo 24 un passo dove si dice: aprite, cioè sollevate o porte le vostre parti alte, perché passa il Signore del Kavod. E Kavod non lo traduciamo. E ci sono 2 tipi di porte. Il primo tipo di porte viene chiamato Sherim, che in inglese viene tradotto con Gates, e un secondo tipo di porte che se in ebraico sono Petachim le Olam, cioè porte che si aprono sul Olam. Abbiamo appena letto, Olam non significa eternità. Mai, significa non conosciuto. La cosa interessante è che nella letteratura ebraica extrabiblica non solo non significa eternità, ma quel termine non si riferisce neppure al tempo, ma allo spazio, cioè ad un luogo. Quindi qui in quel salmo lì si dice: apritevi porte che danno sul luogo non conosciuto, perché attraverso ci passa Yahweh con il suo Kavod. Bene, in questi libri qui dei super sapienti si discute di quei versetti lì, e la discussione è: ma queste porte sono eterne in relazione al passato? Qualcun altro dice: no, sono eterne in relazione al futuro. Che già pensare di parlare di eternità distinguendo tra passato e futuro significa già non parlare di eternità, perché eternità è quantomeno il non tempo. Ma non fa niente, facciamo finta che ci sia eternità con passato, presente e futuro. E poi invece un terzo dice: no, ma quel termine lì, eternità, non si riferisce alle porte, ma si riferisce a Yahweh, perché soltanto Dio può essere eterno. Ma se Olam non significa eternità mai, queste dottissime discussioni, che se io citassi nei miei libri direbbero: Madonna, Biglino, che robe cita. Queste dottissime discussioni sono dottissime discussioni sull'aria fritta. Sull'aria fritta. Perché se non significa eternità, non si discute se le porte sono eterne nel passato, eterne nel futuro o eterne o eterno Yahweh, perché di eterno non c'è nessuno. Queste porte si aprono su un luogo non conosciuto, dove va soltanto Yahweh o, secondo gli egizi, altri. Questa è la differenza, la concretezza. E questo è, secondo me, straordinario, bellissimo, affascinante, perché ci racconta tutte altre storie, tutte altre storie. Però appunto, dottissime discussioni sul nulla. Però se uno cita quelle discussioni lì, è a posto, fa parte dei sapienti, che però appunto partono da che cosa? Dal presupposto teologico. Noi viviamo in una realtà religiosa dove ci viene detto: sei fortunato, tu sei nato nell'ambiente dove c'è la verità. Nel mondo ci sono alcune centinaia di religioni. Voi conoscete qualcuno nato al quale sia stato detto: ma che sfiga, tu sei nato in un posto dove la religione è sbagliata, perché quella giusta ce l'hanno quelli là? Ne conoscete uno? No. Ovunque voi nasciate nel mondo vi sentirete dire: sei stato fortunato, qui abbiamo la verità, non quegli altri poveretti.
centinaia di religioni, centinaia di verità. Scegliete quella che volete, scegliete quella che vi fa vivere meglio, scegliete quella che vi fa stare meglio. L'importante è che nella vostra scelta non nutriate l'illusione di aver trovato la verità, perché quella io non so chi ce l'ha. Come si fa a dire ce l'hanno questi o quelli o quegli altri, visto che ognuno dice di avere la sua? Cioè, il teorema di Pitagora viene spiegato qui. Se voi andate in Sudafrica lo spiegano nello stesso modo, andate in Alaska nello stesso modo, andate in Indonesia nello stesso modo. Le verità religiose, basta spostarsi di qualche chilometro e sentite cose completamente diverse, ma sono assolutamente verità, ma ci mancherebbe. Non discutibili. Avete paura di andare in purgatorio? Perché magari non siete sicurissimi di aver fatto bene tutto ciò che è stato ordinato? Ma volete rimanere cristiani e non finire più in purgatorio? Diventate ortodossi. Nel purgatorio non ci finite più, perché per loro il purgatorio non c'è. Avete lo stesso Dio, avete lo stesso Gesù Cristo, siete sempre cristiani, ma nel purgatorio non ci finite più. Avete paura di passare l'eternità a bruciare nell'inferno? Diventate ortodossi. Con la fine dei tempi l'inferno ortodosso chiude i battenti. Perché? Perché di qui alla fine dei tempi tutti quelli che ci sono dentro hanno tempo per convertirsi, si convertono, quindi alla fine dei tempi l'inferno non ha più motivo di esistere. Siete sempre cristiani, avete sempre Gesù Cristo, non cambia niente. L'unica cosa, dovete accettare l'idea che lo Spirito Santo non proviene dal Padre e dal Figlio, ma solo dal Padre. Vabbè, me ne farete una ragione di vita, sopravviverete lo stesso. Però non passate più l'inferno dell'eternità. Quindi voi pensate Dio che guarda un cattolico romano e gli dice: tu non sei mica stato perfetto come io vorrei, quindi tu brucerai per un po' nel purgatorio per purificarti. Guarda un cattolico, un cristiano ateniese, no. Ma Dio è sempre lo stesso. È il supermercato dell'offerta delle religioni. Scegliete quella che vi piace di più. Ma i libri di partenza sono formalmente gli stessi, dico formalmente perché per noi i libri di partenza sono, parlando dell'Antico Testamento, un po' più di una quarantina di libri che dipendono sostanzialmente dal testo masoretico e dalla traduzione in latino fatta da Gerolamo. Invece per gli ortodossi la Bibbia che conta è quella che è stata scritta in Egitto in greco nel III secolo a.C., che gli ebrei considerano una disgrazia per l'umanità. Capite? Cioè, se voi, noi siamo nati qui e quindi ci sentiamo dire veri sono un po' più di 40 libri. Se voi nascete in Israele vi sentite dire che veri sono un po' più di 20 libri. Se voi nascete in Samaria, cioè un pochettino più a nord di Israele, vi sentite dire che i libri veri sono 6. Se voi nascete tra i cristiani copti, vi sentite dire che i libri veri sono quelli degli ebrei, più altri libri che non sono veri, né per gli ebrei né per i cristiani. Questa è la Bibbia, quell'insieme di libri di cui nessuno sa nulla. Non sappiamo chi li ha scritti, non sappiamo quando li hanno scritti, non sappiamo come fossero scritti, non sappiamo come fossero letti. Non abbiamo ancora parlato di traduzioni, stiamo soltanto facendo dei ragionamenti. Qui c'è scritto Tevel. La lingua ebraica è fatta sostanzialmente da 500 radici di tre consonanti l'una. Cioè gruppi di tre consonanti, poi ce ne sono da due, da quattro, eccetera, ma sostanzialmente tre consonanti. Che così come sono non vogliono dire nulla, aspettano di ricevere un significato come le vocali, vocali che non esistono. Quindi tutta la Bibbia è scritta così. Poi tra il VI e il IX secolo d.C., diverse scuole si sono messe a tentare di fissare un significato ai testi biblici.
e tra le diverse scuole che si contendevano questi significati ha vinto, diciamo così, si è imposta la scuola di Tiberiade, cioè la scuola facente capo alla famiglia di Moshe ben Aaron ben Asher, che si autodefinivano i masoreti, cioè i custodi della Masorah, i custodi della tradizione. E di fatto la Bibbia che si è imposta, diciamo, è stata quella lì. E loro cosa hanno fatto? Hanno messo i suoni vocalici, non le vocali perché non ci sono, i suoni. E i suoni sono dei puntini o delle lineette. Vi faccio un esempio biblico, eh? Qui c'è Tvel. Se io metto una particolare E ebraica, che è fatta da due puntini, questo diventa Tevel e significa mondo, terra. Se metto un'altra E ebraica, cioè aggiungo un puntino qui e un puntino qui, si legge sostanzialmente sempre Tevel, ma significa rapporto sessuale di una donna con un animale o rapporto sessuale tra suocero e nuora. Quindi, così è terra-mondo, così è rapporto sessuale di donna con un animale. Capite? Quando vi parlavo prima dei Nefilim, appunto, loro tolgono questi tipi di vocalizzazioni, ne mettono altri, fanno risalire la radice Nefil da un altro verbo, eccetera, 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 e quindi viene fuori aborti invece che giganti. Liberissimi di farlo. Perché tanto questa roba qui è stata messa tra il VI e il IX secolo dopo Cristo, cioè hanno finito di metterla al tempo di Carlo Magno, tanto per intenderci. Come fosse letta in origine non lo sa nessuno. Nessuno. In origine era così. Capite? Ora va tutto bene. La Bibbia non è che sia un unicum, cioè un libro speciale rispetto a tutte le lingue semitiche sono scritte così, erano scritte così. Non è che sia un testo speciale. Il problema nasce nel momento in cui da questo tipo di testo si pretende di ricavare la verità assoluta, quella che condiziona la nostra vita terrena e la nostra vita eterna. È quello che non è più accettabile. È quello che non è più accettabile. Che fosse scritta così era la normalità. Che non si sappia come fosse letta era la normalità. Non è più normale quando da una situazione di partenza come quella si pretende di ricavare la verità e di imporla. Anche perché chi ci parla di questo libro, di questo insieme di libri che vi ho detto prima, 40 veri, solo veri, i protestanti ritengono veri gli stessi che ritengono veri gli ebrei, mentre i cattolici ne ritengono veri più di 40, per i protestanti quelli veri sono poco più di 20. Quindi se nascete in un recinto dovete credere a 40 libri, se nascete in un altro recinto dovete credere a 20, se nascete in un altro recinto dovete credere a 6, se nascete in un altro recinto dovete credere a quelli scritti in greco in Egitto nel III secolo a.C. Dipende dal recinto in cui nasciamo. Questo è un dato di fatto. Io quando ho fatto due settimane fa la conferenza in Francia, siccome io abito vicino alla Francia, ho fatto un esempio in francesi. Gli ho detto, vedete, in grazia di una linea che passa sulle montagne ma che non esiste, io sono stato addomesticato a provare certe emozioni quando vedo sventolare un pezzo di stoffa bianco, rosso e verde. Voi che siete di qua, di questa linea che non esiste, siete stati addestrati a provare emozioni quando vedete sventolare un pezzo di stoffa bianco, rosso e blu. Dipende dal DNA? Dipende dal fatto che abbiamo un DNA diverso? No, perché bastava che io nascessi qualche chilometro più in là e anch'io mi emozionerei per il bianco, rosso e blu. Dipende dall'addomesticamento. Dipende dal recinto in cui nasciamo. E veniamo addomesticati in quel recinto. Ma noi siamo assolutamente convinti di essere italiani. Pensate un po', bastava nascere qualche chilometro più in là e saremmo altrettanto convinti, di, nel mio caso, di essere francese. Il mio DNA è sempre uguale. Per le religioni vale la stessa cosa. Non è un caso
Mamma mia, sto proprio andando, cioè ho lì un sacco di Roma di cui voglio parlare, ma mi va bene così, non lo so, ditemi voi, eh. C'è questi stessi che hanno elaborato il sistema delle religioni, che non a caso è partito in contemporanea tra il VI e il V secolo avanti Cristo un po' su tutto il pianeta, e quindi deve essere dà l'idea di un qualcosa di studiato a tavolino, hanno elaborato l'idea del pastore delle pecore, no? Questo lo sappiamo bene, no? Ci sono i pastori e ci sono le pecorelle. E il pastore è buono, tant'è che c'è la parabola del buon pastore che difende le sue pecore, le difende dai lupi. Perché il pastore le difende dai lupi? Perché a tosarle, mungerle e scannarle per mangiare deve essere lui. Per la pecora essere scannata dal lupo, scannata dal pastore, non cambia niente, la sua fine è sempre quella. Avete mai pensato? Avete mai visto un pastore che lascia morire di vecchiaia le sue pecore? Le difende dai lupi perché ad ammazzarle deve essere lui, perché sono la sua ricchezza e la difende. Non è un caso che hanno inventato questa roba qui, la figura del pastore del gregge, ma questa è la realtà. Però sono riusciti a farci passare il mito del buon pastore. Ma tanto alla fine mi ammazza lui, mi mangia lui, oppure tutto più mi vende un altro che mi ammazza e mi mangia. C'è una realtà, conoscete una realtà diversa? Però basta fare due ragionamenti. Vabbè, sono proprio bravi, sono stati bravissimi. Cioè io faccio un lavoro da cretino, perché vi dico, guardate, c'è scritto questo. Loro invece devono necessariamente essere bravi, perché, e lo sono stati, perché ci devono convincere di ciò che non c'è nel libro. E lì veramente devono essere bravi. Cioè ci devono convincere, anche correndo il rischio che noi leggiamo il libro e lo capiamo, ma loro riescono a spiegarcelo in un altro modo. Meritano il Nobel per un sacco di motivi, per un sacco di motivi, a partire dalla fede, come vi ho spiegato prima, per arrivare a queste cose qui, per cui la pecora ama il pastore che la ucciderà, perché non la fa uccidere dal lupo. Quando noi leggiamo queste cose ci rendiamo conto del fatto che chi ci predica queste religioni nel 90, diciamo 90, così siamo tranquilli, è un numero non contestabile, nel 90% dei casi non conosce la lingua nel quale quel libro è stato scritto. Papa, cardinali, vescovi, teologi, sacerdoti, catechisti, quindi ce lo presentano sulla base di traduzioni. Ora, quando io dal 2010 ho iniziato, insomma, a fare questa attività pubblica, mi dicevano, ah, ma tu parli sulla base di traduzioni e sai che le traduzioni sono sempre tradimenti. Dico, benissimo, per carità, ma attenzione, non vale solo per me, vale anche per voi, perché anche voi predicate sulla base di traduzioni, dunque di tradimenti. Tant'è che quando sono stato a fare una conferenza in Germania a Stoccarda, chi è venuto a prendermi all'aereo è arrivato con la nuova Bibbia tedesca, nella quale finalmente è stata tolta la profezia di Isaia, che è quella più conosciuta in assoluto su Gesù Cristo, cosa che non è mai stata, ma così ci veniva presentata, dove si dice la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele. Per fortuna l'hanno tolta. Sapete perché? Perché nella Bibbia ebraica non c'è mai stata. E quando io negli anni precedenti lo dicevo, venivo coperto, tanto per cambiare, coperto di insulti. Adesso
presso la conferenza episcopale tedesca cattolica, non protestante, cattolica, l'ha finalmente tolta. Ed è per questo che questi signori sono arrivati con questa nuova Bibbia tedesca dicendo: guardi qui che c'è quello che lei dice da tempo. Perché nella Bibbia ebraica c'è scritto che una giovane ragazza è già incinta e sta per partorire. Non è una vergine che concepirà e partorirà in un futuro, no, è una giovane ragazza che è già incinta e sta per partorire. E c'è pure il nome, si chiama Abia. C'è pure il nome di quella giovane ragazza. Per fortuna la Bibbia tedesca, quella profezia, non ce l'ha più. Ma vi mettete nei panni dei preti tedeschi che, non sapendo cosa c'era scritto in ebraico, fino al 31 dicembre 2016 dicevano: Isaia ha profetizzato che la Vergine Maria avrebbe concepito Gesù dal 1 gennaio 2017, non lo possono più dire? In Italia possiamo ancora dirlo. Ve lo immaginate due preti, due fedeli tedeschi, uno che ha la Bibbia del 2016 e l'altro del 2017, e uno che dice: oh, guarda Isaia, e l'altro dice: no, sì, no. Ma è così? È così? E la toglieranno anche da noi, eh? Quindi anche da noi si smetterà di raccontare quella favola, di quella profezia lì. Per forza. Così come toglieranno Olam, smetteranno di tradurlo con eternità. Così come El Shaddai, smetteranno di tradurlo con onnipotente, visto che se voi prendete la Bibbia di Gerusalemme, nelle note c'è scritto che nella migliore delle ipotesi significa Signore delle Steppe, e viene tradotto con Dio onnipotente. Nella migliore delle ipotesi è Signore delle Steppe. Li toglieranno. Toglieranno il concetto di mortalità, perché non c'è neanche per gli Elohim, chiunque essi fossero, perché la Bibbia dice che muoiono come tutti gli Adam. Lo dice chiaramente la Bibbia, nella Bibbia che avete in casa, non nelle mie traduzioni. Toglieranno il concetto di mortalità, toglieranno eternità, toglieranno il concetto di onnipotente, toglieranno, spero prima o poi, ma questo è molto più difficile, il concetto del peccato originale, perché nella Bibbia non c'è. Non c'è. Non c'è mai stato. Ma senza il peccato originale come fanno a tenerci sotto controllo? Perché il peccato originale è l'inizio del controllo. Tu nasci peccatore. Tu nasci macchiato. Tu, attraverso di noi, se fai le cose che hai la possibilità di riconciliarti con il Padre, che ti perdonerà e ti ridà la vita eterna. Quindi tu nasci peccatore, vivi nella speranza e fai il bravo. Ma il peccato originale non c'è. L'hanno inventato Paolo e Agostino. Sapete dove lo potete leggere? Nelle stesse note della Bibbia di Gerusalemme. Sapete da chi sono scritte quelle note? Dalla esegesi filologica della scuola di studi biblici domenicana, che è una delle scuole di studi biblici più antiche, nata nella seconda metà del 1800, che, siccome si rendono conto di come stanno le cose, almeno nelle note lo scrivono che il peccato originale non c'è. Solo che noi non leggiamo la Bibbia, figuriamoci se leggiamo le note. Quindi vanno tranquilli, perché tanto nelle omelie continuano a raccontarci che c'è il peccato originale. Ma se non c'è il peccato originale, e come dice Paolo, la morte deriva dal fatto che gli uomini hanno commesso il peccato originale, cosa negata dagli stessi ebrei, hanno ragione nei commenti agli stessi passi biblici, Gesù Cristo che cosa è venuto a fare? Gesù Cristo sarebbe venuto a liberarci dalle conseguenze del peccato originale, ridandoci la possibilità di diventare eterni, possibilità che non abbiamo mai avuto, perché non esiste nella Bibbia. Ma siccome non la leggiamo, ce la sentiamo raccontare, ci viene raccontato che noi siamo stati creati eterni, cosa che non c'è da nessuna parte. Poi abbiamo commesso il peccato originale, che non c'è.
Dopo il peccato originale la punizione è stata la morte. E attraverso questo atto magnifico di Dio che decide di mandare suo figlio a farsi massacrare dagli uomini, e in grazia di questo massacro del figlio di Dio gli uomini riacquistano la possibilità di diventare eterni. Guardate che, cioè, voi provate a immaginare, a raccontare questa roba a uno che non sa proprio niente. Dice: com'è che Dio ha deciso di perdonare gli uomini? Ha fatto così: ha mandato suo figlio affinché gli uomini lo massacrassero, e a seguito di quel massacro, dove l'avrebbero ucciso, cosa che non è vera, ma dove l'avrebbero ucciso, lui lo fa resuscitare, e in grazia di quel massacro Dio perdona gli uomini. Ma provate a raccontarlo a uno che non ne sa niente. Secondo voi come vi guarda? Dice: ma ci sei o ci fai? Ma scusa, ma ti rendi conto di quello che mi stai dicendo? Eppure questo. E se noi, tra l'altro, se noi vogliamo accedere alla vita eterna, dobbiamo anche mangiare la carne di quello lì che è stato massacrato. Ma se questa roba qui la fa una tribù di indios che si dice praticano la teofagia, cioè il consumo di Dio, che cosa diciamo di quella tribù di indios? Che cosa diciamo? Ecco, quella roba che diciamo di quella tribù di indios, diciamocela tra di noi, perché non siamo mica diversi. Se quando tra 2000 anni scaveranno qui, gli archeologi, troveranno migliaia di rappresentazioni di uno inchiodato su una croce, rappresentazioni di ogni genere, e diranno: ma 2000 anni fa adoravano uno che dicevano essere stato inchiodato sulla croce, poi morto e poi risorto. Poi, a meno che non vengano fuori altre, come dire, scoperte nel frattempo, vedranno che di prove storiche reali dell'esistenza di quello lì non ce n'è neanche una. Guardate bene, io sono tra quelli che pensano che lui sia esistito. Ma se voi mi chiedete in base a cosa lo pensi, dico: faccio finta che sia esistito, perché le prove del fatto che sia esistito non ve le so dare, e non ve le sa dare nessuno. Comunque noi diciamo che è esistito. Allora diranno: dunque, adoravano questo qui che dicevano che era figlio di Dio. Poi si sono creati tutta una serie di divinità intermedie, cioè i santi, e adoravano anche questi, cioè si rivolgevano a questi, queste divinità intermedie, ai quali chiedevano grazie, aiuti, consolazione, eccetera, eccetera, eccetera. E si facevano le statuette, si facevano le immaginine. C'è qualcuno di voi che è in grado di darmi una spiegazione vera della differenza tra la statuetta di Padre Pio e la statuetta degli dei Lari o Penati che i romani si tenevano in casa? La spiegazione vera, eh? No, ma loro poveri pagani, poveri idioti, invece noi... Non c'è nessuna differenza. Nessuna. Meglio, ce n'è una che è potentissima, adesso ve la dico. Comunque tra 2000 anni diranno il cristianesimo era una religione di idolatri. Non c'è nessun dubbio. Cioè se noi analizziamo il cristianesimo con le stesse categorie interpretative esegetiche con cui analizziamo le cosiddette religioni pagane, il cristianesimo è una religione idolatra. Ma non c'è nessun dubbio. Noi compriamo anche le crocette e le collanine che fanno le grazie, no? Quelle cose che si appendono con dentro la voce del Papa, che fa, cioè, se uno compra quella roba lì alle grazie, eccetera. Ma qui è idolatria pura. Io spero che qualcuno di voi l'abbia sentito, perché l'hanno detto non i giornalisti, ma l'ha detto gli organizzatori. Quando il Papa è stato, sapete che ultimamente hanno fatto una delle tante traslazioni idolatriche della salma di Padre Pio, qualche mese fa. Il Papa è stato lì, ha presenziato. Uno degli organizzatori, ma detto da lui in televisione, in un telegiornale, ha detto: siamo un po' preoccupati perché nell'ultimo anno le offerte sono scese del 30%. Guardate che ci vuole un coraggio incredibile per dire in televisione. E speriamo che il
Papa dia nuova linfa. Quindi noi, oltre ad avere le statuette di idolatria, cioè la Chiesa, ci specula. Ma c'è un problema che la Chiesa dimentica, che a differenza di tutti gli altri poveri pagani, noi siamo gli unici a non poterlo fare per divieto assoluto espresso da Dio, il quale ha detto nella Bibbia: non vi farete mai immagine alcuna. Noi non solo le facciamo, ma ci speculiamo sopra. Perché lo fanno? Perché tanto sanno che quel Dio lì se lo sono inventato e quindi mai chiederà loro conto di questa roba qui. Ma questo è un divieto che lui ha formulato più volte, con minacce violentissime. Non vi farete mai immagine, noi siamo pieni di immagini. Bisognerebbe entrare nelle chiese con la Bibbia e dire: fuori tutta questa roba qui. Perché questa è una bestemmia contro l'ordine di Dio, mai revocato. Dico l'ordine di Dio perché loro lo dicono che è Dio, attenzione, sia ben chiaro, ma se vogliono essere coerenti. Se il peccato originale non esiste, quando nel 1854 Papa Pio IX ha proclamato il dogma della Immacolata Concezione, Immacolata Concezione per molti cristiani purtroppo significa che la Madonna ha concepito Gesù senza quella robaccia che è il sesso. No, Immacolata Concezione vuol dire che la Madonna, in quanto madre di Dio, ovviamente, è l'unico essere umano a nascere, a essere nato in tutta la storia passata, presente e futura dell'umanità, a essere nato senza la macchia del peccato originale. Ma se il peccato originale non c'è, quel dogma lì che cosa dogmatizza? Il niente. Il niente. Nel 1858, cioè 4 anni dopo, nella grotta di Massabielle, a Bernadette Soubirous appare una figura femminile che lei ha sempre chiamato Acherò, che nel dialetto pirenaico locale significa quella là. Lei non ha mai detto la Madonna, è diventata la Madonna quando la Chiesa si è impossessata di tutto. Per Bernadette Soubirous era quella là, Acherò. Acherò a un certo punto dice: io sono l'Immacolata Concezione. Ma se era la Madonna, sapeva quel che diceva? E se non era la Madonna, che cosa le hanno fatto dire che non ha mai detto, ma che serviva al Papa che lei dicesse per poter suffragare l'invenzione di 4 anni prima? Ah, tra l'altro, se diventate ortodossi non siete più obbligati a credere ai dogmi del Papa, quindi vi liberate anche da questo. Siete sempre cristiani, tranquilli, sempre con Gesù Cristo, tranquilli. Capite? Tra l'altro, vi parlavo prima di Erici, c'è qualcuno che si occupa di sovranità personale, sovranità individuale? No, nessuno. Va bene, lasciamo stare. Parlando di Cristo e dicendo: ma quindi che cosa è venuto a fare? Perché il problema nasce nel momento in cui, e questo è evidente, la Chiesa sta pian piano abbandonando l'Antico Testamento, perché sa di non poterlo più sostenere. Già nel 2008 la Congregazione Vaticana De Cultu ha emanato una circolare a Vescovi e Sacerdoti, circolare che è pubblica, quindi non c'è nulla di segreto, nella quale ha detto loro di non usare più il nome Yahweh nella liturgia perché non è cristiano, perché pian piano lo vogliono far dimenticare, giustamente, perché sanno bene di che cosa si tratta, e vogliono rimanere quindi aggrappati al Nuovo Testamento. Ma se il Vecchio Testamento non ha dentro la figura di Dio, e se il Vecchio Testamento non ha dentro il peccato originale,
Questo Gesù, che in realtà noi dovremmo correttamente chiamare Giosuè, come tutti gli altri che si chiamavano come lui, Gesù è un bel modo, attraverso il greco, attraverso il latino, di dargli un nome speciale per distinguerlo da tutti gli altri, ma lui era Giosuè, come la gran parte di quelli che nascevano nel suo tempo. Era uno dei nomi più comuni in assoluto, perché era un momento in cui ci si aspettava che arrivasse finalmente il Messia che avrebbe liberato Israele dal giogo dello straniero, e quindi, siccome quel nome lì significa appunto che Yahweh salva, e quindi lui si chiamava Giosuè. Allora, questo Giosuè, che a noi viene presentato come figura unica, figura della, che ha fatto delle cose che mai nessuno ha fatto prima, che ha detto delle cose che mai nessuno ha detto prima. Se avete voglia di leggere questo libricino qui, pubblicato dalle Edizioni San Paoline, sono le due apologie che Giustino, martire, santo, padre della Chiesa, scrive a favore dei cristiani, rivolgendosi all'imperatore romano Antonino Pio, dicendogli: ma perché ve la prendete con noi? E sentite che cosa gli dice. Gli dice che noi, capitolo 21, noi cristiani non portiamo alcuna novità rispetto a quelli che presso di voi sono chiamati figli di Zeus. Cioè il nostro Giosuè, che diciamo figlio di Dio, è esattamente uguale a quelli che voi definite figli di Zeus. E dice: se poi, come abbiamo affermato sopra, noi affermiamo che egli è stato generato da Dio come Logos, avete presente il Vangelo di Giovanni, no? L'incipit del Vangelo di Giovanni, in modo speciale, fuori dalla normale generazione, ma questo è comune a voi quando dite che Ermete è il Logos di Zeus, non c'è nessuna differenza tra il nostro e i vostri. Ma se poi qualcuno ci riproverasse il fatto che egli fu crocifisso, ma anche questo è comune ai figli di Zeus annoverati prima. Se poi diciamo che è stato generato da una vergine, in greco parthenos, che vuol dire sia vergine che giovane fanciulla, ma anche questo sia per voi un elemento comune con Perseo. Ma quando affermiamo che egli ha risanato zoppi e paralitici e infelici dalla nascita, ma questo è esattamente uguale alle azioni che la vostra tradizione attribuisce al vostro Dio Asclepio. Dice: ma il nostro, quali i vostri? Cosa volete da noi? Qui siamo nel secondo secolo dopo Cristo, e questo è un padre della Chiesa, uno dei fondatori del cristianesimo, prima che cominciasse poi tutto il periodo dell'elaborazione teologica che ha fatto di Gesù Cristo ciò che noi sappiamo. Ma prima scrivevano questo: è uguale ai vostri in tutto. Perché ve la prendete con noi? Capite? E noi stiamo parlando, tra l'altro, io sto parlando da 8 anni di aria fritta. Perché? Perché sto parlando di una roba di cui a noi non dovrebbe fregare assolutamente nulla. Perché noi, con questo libro qui, scritto così, non c'entriamo niente. Niente. Io dico per fortuna. Io mi immagino Yahweh ancora vivo, che guarda 1,5 miliardi di cristiani dall'alto e dice: ma che cavolo vogliono da me quelli lì? Ma quando mai io ho detto che mi sarei occupato di loro? Quando? Dove? Ma quando mai una volta sola ho fatto un'affermazione dalla quale loro possono ricavare che io mi sarei occupato di loro? Yahweh si occupa di una famiglia sola, non degli ebrei, attenzione, della famiglia di Israele, che è una delle migliaia di famiglie di ebrei.
Le altre famiglie di ebrei, siamo in fretta, questo qui è il padre di Abramo, Terach, che ha Abramo, Nacor, Aram, Abramo ha Isacco, che ha Giacobbe e il fratello gemello Esaù, ok? Aram ha Lot. Bene, se voi leggete Deuteronomio 32, vedrete che a Yahweh viene affidato questo qui, solo questo qui, tutti gli altri no. Tant'è che quando voi leggerete la Bibbia, vedrete che nella maggior parte dei casi tutti gli altri andavano sterminati, comprese le donne, i bambini, gli anziani e il bestiame. Cioè i loro parenti più stretti, in particolare discendenti di Lot, Moabiti, Ammoniti, discendenti di Esaù, Amalechiti, cioè Esaù, il fratello gemello di Giacobbe, gli Amalechiti, sterminateli tutti, questi qui, sterminateli tutti. Per che cosa? Per prendergli i territori. Quindi Yahweh, il Dio trascendente, onnisciente, onnipotente, creatore degli universi, si occupa di questi. Di questi qui, no. Tant'è che Mosè stesso, quando parla ai suoi, dice: questo patto che Yahweh sta facendo con noi, con i nostri padri, non lo ha fatto. Noi non c'entriamo niente, ma proprio niente. Per fortuna, per fortuna. Perché avere a che fare con quello lì, diciamo che non invidio Mosè, ecco. Lui si occupa solo di questi. Gli ebrei lo sanno molto bene. Questi qui sono libri, una casa editrice ebraica, Mamash, che si occupa appunto di commenti biblici, dove scrivono solo rabbini. Sono libri che io mi studio perché sono interessantissimi. Parlando del libro della Genesi, cioè della creazione, loro scrivono: l'essenza della creazione non è la storia di monti e di valli, di oceani, deserti e neppure di animali o di uomini, è la storia della nascita del popolo di Israele, il popolo che ha ereditato il compito da Adamo e Hawa, cioè da Adamo ed Eva. Punto. In questo libro della Torah viene quindi tracciata la storia di Israele. È l'essenza dello sviluppo del popolo di Yahweh e tutto ciò che è estraneo a esso è quindi semplicemente superfluo. Ma questa è una profonda verità che chiunque legge la Bibbia capisce. Yahweh si occupa solo di questi. Tutti gli altri non contano nella misura in cui o si adattano o devono essere sterminati. Ma è la Bibbia, così come ce l'avete in casa, eh? Non c'è bisogno di traduzioni particolari. Sentite questo. Essendo il mondo una realtà voluta da Hashem, Hashem significa il nome, che è uno dei, siccome loro non possono pronunciare il nome di Dio, loro lo sostituiscono con Hashem, che vuol dire il nome, oppure con Adonai, che vuol dire Signore mio. Allora, essendo questa una realtà voluta da Hashem, ascoltate bene, è ovvio che il piano divino della creazione deve essere realizzato maggiormente dai commercianti e dai lavoratori, più che dagli studiosi. Altrimenti Hashem avrebbe fatto sì che vi fossero al mondo più eruditi che commercianti. Scrivono solo rabbini qui, eh? Quindi sono le loro convinzioni, ma che è quello che è nella Bibbia. In principio il mondo fu creato per Israele. E basta.
gli altri non contano. Vi dico una curiosità, avete presente Adamo ed Eva? Quando nel 1997 è stata clonata la pecora Dolly, questo ha scatenato ovviamente tutta una serie di reazioni, diciamo soprattutto di ordine etico in tutto il mondo, per cui sono stati sentiti teologi, filosofi, pensatori, bioeticisti, eccetera, eccetera, e tutti hanno espresso ovviamente la loro preoccupazione sul fatto che prima o poi la clonazione quindi sarebbe stata estesa anche all'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Quando l'hanno chiesto dei rabbini, i rabbini hanno detto: ma che problema c'è? La clonazione, la Bibbia, la conosce da sempre. Basta vedere come sono venuti al mondo Adamo ed Eva, che sono un prodotto di clonazione, chiaramente descritto nella Bibbia. Prodotto di clonazione che tra l'altro non è stato realizzato dentro il cosiddetto paradiso terrestre, perché questo non c'è neanche nella Bibbia. Quindi ci viene detto che l'uomo è stato creato, cosa non vera, dentro il paradiso terrestre, altra cosa non vera. L'Adamo lo hanno fatto da un'altra parte, non sappiamo dove, ma la Bibbia dice che presero l'Adamo, solo i maschi, e lo posero nel Gan Eden. Cioè l'hanno preso là dove l'hanno fatto e l'hanno messo, il Gan Eden sarebbe quello che noi conosciamo come paradiso terrestre, che in realtà vuol dire giardino recintato e protetto. Quindi il creare non c'è, e non c'è, tanto meno c'è il creare nel paradiso terrestre. Quindi sono due falsità che ci vengono raccontate. Poi a un certo punto dice la Bibbia che gli Elohim, cioè Dio, nella sua onniscienza, dopo un po' di tempo si accorge che per l'Adamo maschio la compagnia degli animali non è sufficiente. Evidentemente esistevano delle scene, siccome lì allevavano animali, cioè le specie da noi domesticate, e siccome questo maschietto aveva ovviamente le pulsioni ormonali, si sfogava come poteva. E allora decidono di fargli la femmina, e gliela fanno con la clonazione, e questo è chiaramente descritto nella Bibbia. Ora, in uno dei fumetti, con l'illustratore Riccardo Montini, abbiamo messo Adamo in una situazione non equivocabile con una pecora, e ovviamente siamo stati sommersi di insulti. I rabbini: Adam aveva avuto rapporti con tutti gli animali, ma non era rimasto soddisfatto finché non si era unito a Hawa, cioè Eva. Commentatore è Rashi, il più importante esegeta ebreo di tutti i tempi. Benché ad Adam fosse proibito avere rapporti con gli animali, Divrei David, basato sulla Gemara Sanhedrin 38b, sostiene che tale proibizione non fu vincolante fino alla creazione di Hawa. Cioè gli avevano proibito di avere rapporti sessuali con gli animali, ma finché non ha avuto la femmina chiudevano un occhio. Quando gli hanno fatto la femmina hanno detto: adesso la proibizione è vincolante, tu con gli animali sesso non lo fai più. Rabbini: quelli che hanno insultato me e Riccardo Rontini dovrebbero avere lo stesso coraggio di insultare questa casa editrice e questi rabbini, perché io e Riccardo siamo stati buoni, abbiamo messo solo una pecora. Qui invece tutti gli animali. Ma è naturale, erano dei maschietti, erano messi lì da soli, non era uno solo, gruppo, tant'è che con l'articolo l'Adam, ha Adam, ma è la cosa più immediata che si capisce, e qui lo dicono tranquillamente, senza problemi, lo scrivono. Ah, tra l'altro, c'è qualcuno che ha una Bibbia? Sì, c'è, perché qualcuno me l'ha fatta firmare una, quindi c'è. O è già andato via magari. Là. Può prendere Esodo 38? Sapete che quegli sporcaccioni dei pagani praticavano la prostituzione sacra, no?
cioè avevano le prostitute che erano lì attorno ai templi a disposizione dei maschietti. Trovato l'Esodo 38, versetto 8. Quindi c'erano tutti quegli sporcaccioni dei pagani che praticavano quella robaccia lì, invece gli israeliti con il loro Dio, possiamo leggere ad alta voce? Altrimenti leggo io, lei controlla, è lo stesso. Qui si parla di Mosè che costruì una vasca di bronzo con il supporto di bronzo, usando gli specchi delle donne che prestavano servizio all'ingresso della tenda del convegno. Grazie. Quindi la tenda del convegno era la dimora di Yahweh, che quindi aveva delle receptionist, delle centraliniste, cioè donne che con gli specchi prestavano servizio alla tenda. Quindi tutti quegli sporcaccioni dei pagani praticavano la prostituzione sacra, invece Dio e Israele anche, uguali come tutti gli altri, uguali come tutti gli altri. E vogliamo essere certi di questo? Può prendere il primo libro di Samuele, capitolo 2? Adesso magari questo lo leggo io, perché è un pochettino più lungo. Qui si parla del sommo sacerdote Eli e del tempio di Silo, cioè quando già erano arrivati nella cosiddetta terra santa. Eli era molto vecchio, udiva tutto quello che facevano i suoi figli all'intero Israele e come essi si univano alle donne che prestavano servizio alla porta della tenda del convegno. Quindi i figli del sommo sacerdote praticavano la prostituzione sacra, che va benissimo. L'importante è che non ci raccontino la favola che lo facevano i pagani, perché invece Israele e il suo Dio no, perché lo facevano come tutti gli altri, ma facevano di più. Io in alcuni libri ho raccontato di come questi Elohim, e questo vale non soltanto per gli Elohim biblici, ma vale anche per le cosiddette divinità sumero-accadiche, vale per le divinità greche, vale per le divinità romane, guardate, è straordinaria questa roba qui, annusavano il fumo prodotto dal grasso bruciato delle vittime, perché quel fumo lì calmava, nella Bibbia è scritto un sacco di volte, quel fumo lì calmava. E c'era un fumo speciale, quello che veniva prodotto con il grasso che stava sopra le viscere, che in latino viene chiamato omentum, che è esattamente il grasso che sta sulle viscere, che era quello che le divinità romane volevano che fosse bruciato a loro per produrre il fumo che a loro interessava. E quindi ciò che era fondamentale era che il popolo di Israele portasse al Tempio la carne da bruciare. Siamo sempre in 1 Samuele capitolo 2, sentite cosa succedeva. Eli era il sommo sacerdote. Ora, i figli di Eli erano uomini perversi, essi non rispettavano Yahweh. Ogni volta che uno offriva un sacrificio, veniva il servo del sacerdote, mentre si cuoceva la carne, con in mano un forchettone a tre punte, pensate che livello di descrizione, e lo piantava nella caldaia o nel calderone o nella pentola o nella marmitta. Il sacerdote gli prendeva tutto quello che il forchettone tirava su. Così facevano con tutti gli israeliti che andavano là a Silo. Cioè, quando gli israeliti andavano a portare della carne per bruciarla a Yahweh, la famiglia del sommo sacerdote se la prendeva. Così facevano con tutti gli israeliti che andavano a Silo. Anche prima che avessero fatto bruciare il grasso, veniva il servo del sacerdote e diceva a colui che offriva il sacrificio: dammi la carne da arrostire per il sacerdote, perché egli non accetta carne cotta da te, ma cruda.
E se l'uomo gli rispondeva, prima lascia bruciare almeno il grasso e poi prenditi quello che desideri, lui rispondeva, no, devi consegnarmela ora, altrimenti la prendo con la forza. Yahweh si incazza e distrugge la famiglia di Eli. Cioè Dio si arrabbia perché gli rubavano la ciccia. È qui, non nelle mie traduzioni. Leggetela la Bibbia per cortesia, senza mediatori, ma neanche me. Quando leggerete la Bibbia non verrete più alle mie conferenze, ma ve lo dico veramente, cioè non è una battuta, perché non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno. Non venite più le mie conferenze, cioè non le farò più, perché è tutto scritto qui, basta leggerlo. Sono queste le cose che poi non vengono spiegate, ma questi qui sarebbero quelli che hanno inventato, questi me le sono segnate qui, perché, che hanno inventato il monoteismo, no? Quindi quelli che hanno toccato i vertici della religione, cioè i vertici appunto del pensiero religioso. Salomone, che è il più saggio di tutti gli uomini, così racconta la tradizione, e che era quindi il massimo rappresentante del Dio unico sulla terra, costruì sul monte di fronte a Gerusalemme un'altura in onore dell'Elohim Chamosh, abominio dei Moabiti. Chamosh era l'Elohim che si occupava dei Moabiti. E anche in onore di Milcom, che era l'Elohim che si occupava degli Ammoniti. Cioè Salomone, il massimo rappresentante di Dio sulla terra, 1000 anni dopo che Abramo aveva finalmente scoperto il monoteismo in un mondo di pagani ignoranti, Salomone costruisce dei luoghi di culto a due rivali di Yahweh. Ma era così scemo? Erano 1000 anni che conoscevano il monoteismo. 1000 anni. No, Salomone non era scemo. Sapeva benissimo che sugli stessi territori gravitavano Yahweh, Chamosh, Milcom, Kosh, Dagon, eccetera, eccetera. E che quindi era bene tenerseli buoni tutti, perché non si sa mai. Perché Yahweh oggi c'è, ma domani può non esserci più. E se non c'è più, è meglio aver tenuti buoni anche gli altri. Non era scemo Salomone. Ma mica solo lui, anche un altro re, Manasse, ricostruì le alture, cioè i luoghi di culto, che suo padre Ezechia aveva distrutto. Eresse altare ai vari signori e innalzò un pale sacro ad Acab. Costruì pure altari nel Tempio del Signore, riguardo al quale Yahweh aveva detto, in Gerusalemme porrò il mio nome. Pose perfino l'idolo di Asherah, da lui fatto costruire nel Tempio, in cui Yahweh aveva detto a Davide a suo tempo, io starò lì. Cioè tutti lo facevano, perché si cercavano di tenerseli buoni tutti. Ma sentite cosa rispondono a Geremia gli ebrei che stanno in Egitto. Perché Geremia dice, signori, voi ricordatevi, voi dovete seguire Yahweh. Quanto alla parola che ci hai detto nel nome di Yahweh, noi non ti vogliamo dare ascolto. Sì, noi vogliamo fare tutto ciò che è uscito dalla nostra bocca, offrendo incenso alla regina del cielo e versando le libazioni come abbiamo fatto noi e i nostri padri, i nostri re e i nostri principi nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme. Così ci sazieremo di pane, saremo felici e non vedremo alcuna sventura. Da quando infatti abbiamo cessato di offrire incenso alla regina del cielo e di versare le libazioni, siamo rimasti privi di tutto. Cioè, se ci rivolgiamo a quel Dio che ci dici tu, a noi va malissimo. Se invece ci rivolgiamo agli altri, a noi va benissimo. E qui siamo a 1400 anni dopo aver scoperto il monoteismo. Dice, non inizi a raccontare quelle robe lì. Che se noi ci rivolgiamo a Yahweh, perdiamo tutto. Se ci rivolgiamo agli altri, stiamo benissimo.
qui nella Bibbia, che avete in casa. Ah, vi dicevo prima di Adamo, quando appunto gli Elohim, cioè Dio, si accorgono che la compagnia degli animali non è sufficiente, quindi decidono di fargli avere una femmina, cosa fanno? Lo addormentano, cioè dice letteralmente la Bibbia, indussero nell'Adam un sonno profondissimo. Poi gli presero un qualcosa da una parte laterale ricurva, che viene tradotto con costola, ma non significa costola, perché significa parte laterale ricurva, è scritto anche in questi libri qui degli ebrei, chiudono la carne dove hanno fatto il prelievo, e con ciò che hanno prelevato, come dice la Bibbia stessa, usando il verbo in ebraico chiaro, fabbricarono la femmina, non crearono, il verbo yazzar, cioè fabbricarono la femmina. Poi gli Elohim conducono questa femmina all'uomo, siamo in Genesi 2, versetto 23. Allora l'Adam disse: questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Questa volta, non le altre che mi avete presentato. Gli ebrei che traducono in inglese le Bibbie, qui traducono finalmente. Cioè finalmente mi avete dato una femmina giusta, finalmente. Cioè più chiara di così la Bibbia non può essere. Sono bravissimi perché fanno i salti mortali per nasconderla. Devo dire che sono bravi perché la gente non la legge. Che è la stessa cosa con cui ho iniziato quando vi ho detto che mi accusano dicendo: ah, Biglino parla gente che non conosce la Bibbia perché non la legge. Cioè che è esattamente ciò che fanno loro. Perché almeno io ve la leggo per come è scritta. E vi dico per cortesia, andate a leggerla. Non fatemela interpretare neppure da me. A parte che non la sto interpretando, sto leggendo le traduzioni non mie. Ripeto, più chiara di così la Bibbia non può essere. Non bisogna nasconderla. Nella Bibbia si parla per esempio di profezie, e prima abbiamo visto l'esempio di quella non profezia di Isaia, no? che non esiste e che finalmente i tedeschi hanno cancellato, e speriamo che scompaia quanto prima anche dalle Bibbie italiane, assieme appunto alle altre cose, assieme a eternità, assieme a onnipotente, assieme a immortalità. E nelle... Vi ricordate la vicenda di Giacobbe che vede quella scala che unisce la terra al cielo? Qualcuno la ricorderà, sì, perché è una delle cose che vengono raccontate, no? In questo sogno, quindi, dove ci sono degli angeli che vanno e vengono su e giù da questa scala. E allora qui viene interpretata in senso profetico. Ma tutte le profezie che sono, le cosiddette profezie che sono presenti nella Bibbia, sono tutte profezie scritte post eventum, cioè tutte scritte dopo che l'evento a cui si riferiscono si era già verificato. Quindi scrivere profezie così sono capace anch'io. E qui ne abbiamo un esempio. L'interpretazione profetica di questa scala. Allora dice che un primo angelo salì 70 pioli della scala. Allora Giacobbe comprese che i suoi discendenti sarebbero rimasti nell'esilio babilonese per 70 anni. Cioè quando scrivono questo, l'esilio babilonese si era già verificato. Poi Giacobbe vede che l'angelo saliva lungo la scala per 152 pioli. Giacobbe ne dedusse che l'esilio nella Media, cioè nella Persia, sarebbe terminato dopo 52 anni. Infine, quindi vide l'angelo della Grecia salire 120 scalini,
prefigurando la lunghezza dei 120 anni della dominazione greca. Tutto questo è scritto quando l'esilio babilonese, la dominazione dei persiani e la dominazione dei greci erano già avvenute. Adesso gli ebrei dicono di essere tuttora sotto la dominazione romana, lo chiamano l'esilio di Edom. E quindi se c'è una profezia che deve essere una profezia, l'unica, vera, è quella che dice quando finirà questo esilio romano, o no. Ma siccome non è ancora finito, la volete sapere la cosa? Che non c'è il numero dei gradini per l'esilio romano. Ma è o non è ridicola questa roba qui? Cioè c'è il numero dei gradini per i tre esili che sono già finiti, per l'unico che non è ancora finito e per il quale sarebbe necessaria la profezia, il numero dei gradini non c'è. Cioè, non lo so. Sono fantastici perché veramente hanno fatto passare tutto, fanno passare tutto quello che voglio. Fanno passare tutto quello che voglio. Vi dicevo prima del cristianesimo come religione idolatra, no? Mentre il cristianesimo è rappresentato un po' come il campione del monoteismo. Prima lettera ai Corinzi, Paolo, capitolo 8. Anche Paolo dunque era un giudeo di cultura farisea, o farisaica se preferite, quindi conosceva molto bene le scritture, conosceva molto bene la molteplicità degli Elohim, cioè che quelli erano tanti, e dice: anche se infatti vi sono delle cosiddette divinità nel cielo e sulla terra, come di fatto vi sono molti dei e molti signori, ma per noi conta uno solo. Questo non è monoteismo, come si capisce bene, questa si chiama monolatria, cioè sceglierne uno tra i tanti e adorare quello. Quindi Paolo era un monolatra. Il fondatore del cristianesimo era un monolatra, non un monoteista. Era uno che sapeva che c'erano molti teoi, che è il termine greco con cui si indicano gli Elohim ebraici, sapeva che ce n'erano tanti, dice ma per noi conta quello. Questi qui avevano il suo, questi qui avevano il suo, questi qui avevano il suo, questi qui avevano Yahweh, che è quello che è stato fatto diventare il Dio universale. Tra l'altro, questi qui, che erano gli avversari concreti, reali, tutti citati nella Bibbia, con lo stesso epiteto di Elohim, quindi anche qui di nuovo, la luna e il dito. Ah, ma Elohim è un plurale di astrazione, Elohim è un plurale di intensità, Elohim è un superlativo, siccome è plurale, e io uno solo devono inventarsi le spiegazioni per dire come mai è plurale, allora si inventano tutta una serie di regole grammaticali, quindi no, comunque di definizioni, quindi Elohim è un plurale di astrazione, Elohim è un superlativo indefinito, Elohim è quel che volete. La Bibbia dice che Elohim è Yahweh, Elohim è Kamosh, Elohim è Milkom, Elohim è Kosh, cioè sono tutti uguali. Qualunque sia il significato che questi esegeti che devono fare i salti mortali vogliono dare a Elohim, io lo accetto, perché non cambia nulla, perché la Bibbia lo attribuisce a tanti, lo attribuisce a tutti nello stesso modo. Quindi facciano quel, vogliono dire che Elohim significa piripacchio? Benissimo, vuol dire piripacchio. Chi se ne frega? C'è il piripacchio Elohim, il piripacchio Kamosh, il piripacchio Milkom, il piripacchio Kosh, il piripacchio Dagon e così via. Non cambia niente. Per questo dico attenzione a non farci trascinare nelle discussioni sul dito, ma guardiamo la luna. La luna è che gli Elohim sono tanti e sono tutti uguali. Questi qui avevano anche, racconto una curiosità, avevano anche degli epiteti. Per esempio, uno si chiamava
Baal Peor, che significa signore, Baal è signore della esposizione degli organi genitali, perché questo qui, che era quello di questi, faceva sesso e faceva praticare sesso ai suoi, tant'è che molto spesso gli israeliti mollavano Yahweh per andare da quello lì e Yahweh li ammazzava, perché ovviamente fare sesso è meglio che fare la guerra, no? Bene, quando Yahweh è stato fatto diventare il Dio spirituale, trascendente, onnipotente, creatore dei cieli e della terra, è stato creato il suo contraltare, cioè nel mondo della spiritualità è stato creato il mondo dei demoni. Ok? Quindi lui, Yahweh, è diventato il Dio spirituale trascendente. Gli spiriti negativi, demoniaci, suoi avversari, Baal Peor in greco è diventato Baal Fegor e poi è diventato Bel Fagor. Il diavolo Belfagor non è altro che la traslitterazione di Baal Peor, come Belzebù non è altro che la traslitterazione di Baal Zabub, il signore delle mosche. Quindi quelli che erano i suoi rivali veri, concreti, che competevano con lui sul territorio, quando lui è stato fatto diventare Dio spirituale, sono stati fatti diventare diavoletti, cambiando i nomi. Per cui quando sento qualcuno dire che fa sacrifici a Belfagor, mi viene da ridere, conoscendone l'origine. Ma è lì? È lì. Allora, questi qui erano tanti. Ma come erano questi qui? Lettera agli Ebrei, capitolo 13. Non dimenticate l'ospitalità. Per mezzo di questa, infatti, alcuni di voi, senza saperlo, hanno ospitato alcuni di loro. Perché? Perché sono uguali a noi. Quindi se un estraneo vi chiede ospitalità, dategliela, perché potrebbe essere uno di loro. Paolo, il fondatore del cristianesimo, e siccome è il fondatore del cristianesimo, i cristiani gli devono credere, perché questo è il libro sacro per eccellenza, il Nuovo Testamento. Così come ci sono altre cose alle quali bisogna credere. Quando nel racconto del giovane che va da Gesù gli dice cosa devo fare per seguirti, e lui gli dice segui tutti i comandamenti, e ce l'elenco. E lui dice ma io tutte queste cose le faccio, e Gesù gli dice non basta, vai, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri e poi seguimi. Qual è l'ultima domenica in cui siete andati a messa, il prete vi ha detto allora sta settimana avete venduto tutto ciò che avete, avete dato ai poveri? La ricordate quando è l'ultima settimana che ve l'ha detto? Mai. Ma è il figlio di Dio che dice non basta seguire i comandamenti. Vai, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri e poi seguimi. Perché seguire i comandamenti non basta. Ma la Chiesa sa bene che se predicasse questo in un minuto perde tutti i fedeli. E allora? Però è scritto qui. È scritto qui. Perché non lo predicano? Perché dovrebbero vendere i 2.000 miliardi di immobili che hanno, darli ai poveri e poi seguirlo. Ma siccome loro sanno che tanto quel Dio se lo sono inventato loro, non sto dicendo che Dio non esiste, spero che mi capiate. Sto dicendo che questo Dio è stato inventato da loro. Dopodiché esiste un Dio? È questione vostra, con la vostra coscienza e la vostra fede. Io non me ne occupo. Mai e poi mai mi sentirete dire dunque Dio non esiste, perché io di Dio non so nulla, e siccome non so nulla non ne parlo,
Per la verità nessuno sa nulla di Dio, ma un sacco di gente ne parla come se sapesse tutto di Dio. Io, siccome non so nulla, già è difficile parlare di ciò che c'è scritto in un libro, figuriamoci parlare di una cosa. Quindi non sto dicendo Dio non esiste, perché qualcuno dice quindi l'origine dell'universo è, chi lo sa, se un giorno se la spiegherà la scienza bene, se no ognuno creda quello che vuole. Certo, non sarò certo io né a confermare né a smentire affermazioni di fede, perché su quelle non c'è assolutamente nulla da dire nel modo più assoluto. Se chi vuol credere che l'universo sia stato creato da Dio con uno schiocco di dita fa benissimo a farlo, ci mancherebbe. Non mi metto, dico soltanto che la Bibbia non parla neanche di quello, tra l'altro, non parla certo di creazione di universo o cose del genere. Comunque allora questi che oltre erano tanti sono talmente simili a noi da essere indistinguibili. E a proposito di soldi, visto che ci siamo, a proposito di soldi, negli Atti degli Apostoli, all'inizio, dopo la, diciamo così, partenza di Cristo, quanti possedevano campi o case li vendevano e portavano, e siamo in Atti degli Apostoli, capitolo 4, e portavano il ricavato delle vendite mettendolo ai piedi degli Apostoli. Cioè in quella setta di gesuani, che ancora non erano cristiani, il denaro veniva amministrato dai capi. Non è che sia cambiato molto, eh? Capitolo 5. Anania e Saffira, marito e moglie, vendono un bene, un campo, ma decidono di trattenersi un po' dei soldi. Siccome sapete benissimo, io conosco molti testimoni o ex testimoni di Geova, che all'interno delle sette il controllo è stretto, feroce, Pietro viene a saperlo e chiama il marito, Anania, e gli dice: ma Anania, come hai potuto pensare di fare una roba del genere? Come hai potuto pensare in cuor tuo di fare un'azione simile? All'udire queste parole, Anania cadde a terra morto. Subito alcuni giovani si mossero per avvolgerlo e portarlo a seppellire. Ora, circa 3 ore dopo, si presentò anche sua moglie, senza sapere ciò che era avvenuto. E Pietro, con la più intelligente delle tecniche poliziesche, le fa la domanda tranello e le dice: senti un po', ma è per tanto, cioè è per quella cifra che avete venduto il campo? Cioè le fa dire la menzogna. E lei, ovviamente, che era d'accordo col marito, dice sì. E le dice: ma perché vi siete accordati? Ecco, alla porta i passi di coloro che hanno sepolto tuo marito porteranno via anche te. Ella gli cadde improvvisamente i piedi, morta. Secondo voi come sono morti questi due? Infarto? Ictus? San Girolamo, che ha tradotto la Bibbia in latino per conto di Papa Damaso, nella sua epistola 109, se non sbaglio il versetto 3, parla della durezza di Pietro quando uccise Anania e Saffira. Porfirio anche parla di Pietro che uccide Anania e Saffira perché non hanno consegnato tutti i soldi. Cioè Pietro un assassino per soldi, perché e tutta la comunità ne ebbe terrore, nessuno poteva pensare di fare quel che voleva. Gli ordini erano tutti i soldi a noi. Ma questo non era il gruppo in cui bisognava praticare il perdono fino a 70 volte 7? No? Perdonate sempre. Quindi Pietro avrebbe dovuto chiamare Anania e Saffira e dire: ragazzi, ho saputo che vi perdono, però che non si ripeta più. No,
non hanno consegnato tutti i soldi ammazzati, perché nessuno potesse pensare di fare quel che voleva. E lo dice Girolamo. Cioè, lo si capisce anche di qui, perché non è che di fronte a queste parole a tutte e due becca un infarto, no? Questo mi sembra evidente. Questo mi sembra evidente. Però lo dice anche San Girolamo. Questo era l'inizio. Cioè, è una storia che va riscritta, nel senso che ce ne viene raccontata soltanto una parte. Per questo vi dico che vale la pena di leggerla e di leggerla con attenzione, ed è anche per questo che forse il Papa dice: accostiamoci a Gesù, ai Vangeli, ma attenzione, non da soli, perché potrebbe essere pericoloso. E certo, uno potrebbe capirlo, e non c'è niente di più pericoloso di una persona che capisce, perché non c'è bisogno di essere dei sapienti per capire queste robe qui. Abbiamo tutti l'intelligenza, perché tutti, anche se non siamo sapienti, siamo intelligenti. Io parlo per me, chiedo scusa, magari tra di noi ci sono i sapienti. Anche se non sono sapiente, comunque ho la presunzione di avere l'intelligenza dei sapienti. L'intelligenza ce l'abbiamo uguale, e quindi le cose sono in grado di capirle leggendole. Tutto lì, che intelligenza ce l'abbiamo tutti. Non so, io potrei cominciare un altro argomento, oppure potremmo anche cominciare con le domande, tanto poi le domande mi consentono di sviluppare un sacco di argomenti, ditemi voi, quindi... Facciamo con le domande, tanto così poi andiamo avanti a ruota libera con le domande. Un attimo solo che vediamo come si organizzano con i microfoni, perché non so come... Passo io col microfono, se alzate la mano facciamo il turno, il primo. Avrete visto Valletti migliori di me, però dovete accontentarvi. Volevo parlarvi di tutto questo, ma non... Vabbè, un'altra volta. Posso già chiedere? Prego. Allora, la domanda... La domanda che volevo fare era, quindi come mai quindi la Bibbia... Dove siamo? Qui. Ok. Magari in piedi quando fate la domanda. Sì. Quello che mi chiedevo è, come mai la Bibbia allora a questo punto è diventata un testo sacro? Perché scrive tutte queste storie su Anania e Saffira? Perché scrivere degli Elohim? Perché... Cioè, era la generale stirpe derivata da Yahweh che ha scritto questi testi? Perché scrivere tutto questo e renderlo un testo sacro? Come è diventato un testo sacro? Semplicemente... Quanto tempo? Allora, intanto bisogna distinguere tra Antico Testamento e Nuovo Testamento. Nel senso che, mentre per l'Antico Testamento è sicuramente un libro che questo popolo qui ha scritto per sé, cioè Israele, ha scritto per se stesso, e solo per se stesso, e l'Antico Testamento tornerà ad avere la sua dignità quando verrà integralmente restituito a loro, dicendo: noi non ce ne interessiamo più perché non ci riguarda, perché è il vostro patto di alleanza, quello che avete stipulato voi con il vostro comandante. Stop, riguarda voi, non noi. Salvo il fatto che nei fatti il mondo è governato dalle regole che sono scritte in questo libro, in particolare dalle regole finanziarie. Allora, questo è il motivo per il quale vale la pena che ce ne occupiamo. Perché le regole finanziarie che governano tutto il mondo sono quelle descritte lì, e applicate con una precisione chirurgica. Quindi quando capiremo questo, capiremo un sacco di altre cose. Vi dicevo prima appunto che se va in porto un certo progetto, eccetera, poi faremo sul serio. Sarà un pochettino più dura. Possiamo procedere con l'altra domanda? No, ho finito. Dimmi tu qual è. Quindi per la Bibbia si tratta di capire questo.
per il Nuovo Testamento e poi per la Bibbia c'è il discorso, l'Antico Testamento, c'è il discorso relativo al modo in cui sono stati resi certi passi, certi termini, sono stati interpretati e sono stati spiegati. Abbiamo fatto alcuni esempi stasera, no? Dalla non creazione di Abramo alla non profezia della Madonna, eccetera, 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 eccetera. Invece per il Nuovo Testamento il problema che si pone è diverso, non è il problema di traduzione, ma è il problema di stabilire che cosa hanno inventato quando l'hanno scritto. Perché il Nuovo Testamento, in particolare i quattro Vangeli, quelli che conosciamo noi come canonici, sono stati scritti dopo le lettere di Paolo, cioè quando Paolo ha iniziato a elaborare la sua autonoma figura di quel Gesù. E i Vangeli sono stati scritti per adattare la figura di quel Gesù alle invenzioni di Paolo e per creare un nuovo sistema di controllo. Adesso qui le dico una cosa che è mia, quindi la butti via immediatamente, perché un conto quando dico vedete è scritto qui, altra cosa quando vi dico è pensiero mio, che quindi non conta nulla. Io non mi stupirei che Paolo lavorasse per le grandi famiglie sacerdotali che si erano trasferite a Roma, cedendo agli imperatori romani il tesoro del Tempio. Questo è scritto nell'Antichità Giudaica da Giuseppe Flavio, che parla delle famiglie sacerdotali che si sono, compresa la sua, ma lui ovviamente non la mette in mezzo, che si sono garantite una vita agiatissima in quel di Roma, vita veramente da straricchi, cedendo il tesoro del Tempio agli imperatori romani. E con ogni probabilità hanno messo in piedi un nuovo sistema di controllo, di cui Paolo era l'esecutore. E come succede spesso con gli esecutori, quando non serve più, lo si fa fuori. Quindi queste sono le due cose. Uno, l'Antico Testamento, che è il libro che deve tornare ai loro proprietari, salvo il fatto che ci deve aiutare a capire come mai il mondo è costruito in questo modo, e quindi bisogna riscrivere la storia, compresa la storia del 700, 800 e 900, perché bisogna riscriverla, anche quella, perché è piena di palle, e quindi ci aiuta a capire questo. Altra cosa è il Nuovo Testamento, che è invece un nuovo sistema di controllo messo in piedi quando si è visto che il Tempio di Gerusalemme, cioè il Tempio fisico, non si sarebbe più potuto ricostruire, e allora si è partiti con l'idea della costruzione di un Tempio interiore, costruendo un nuovo sistema di pensiero religioso che si è dimostrato efficacissimo. Tenga presente che appunto si parla di parallelismi tra cristianesimo e mitraismo. La cosa interessante è che i mitrei, cioè i luoghi di culto di Mitra, che ufficialmente sarebbe una religione che arriva dall'Oriente, in realtà si trovavano soprattutto in Occidente. Cioè l'archeologia ha trovato i mitrei in Occidente, e dove nasceva un mitreo, a fianco nasceva normalmente una cellula cristiana, come se si trattasse di esperimenti per vedere quale funzionava meglio. Siccome il cristianesimo dava la possibilità di salvezza anche alle donne, cosa che il mitraismo non faceva, è chiaro che il cristianesimo ha immediatamente avuto a disposizione un numero di fedeli n volte superiore a quello del mitraismo. Quindi ha funzionato meglio. Con molto mal di stomaco ho provato a sintetizzare. Bibbia, perché leggendo Esodo e Genesi è già si costituisce già lì, si possono leggere appunto delle interpretazioni finanziarie, no? Le sette anni di vacche grasse, sette anni di vacche magre, eccetera, eccetera. E studiando la moneta ho scoperto che praticamente è un'invenzione di quelli lì, di non so chi, ma di una mente molto raffinata,
perché la moneta nasce con la creazione della scrittura, con le forme sulle tavolette d'argilla, e questa scrittura quindi nasce con la creazione della scrittura. Questa scrittura è prevalentemente una scrittura di contabilità. Quindi la mia domanda, cioè quello che io mi sto chiedendo, è se poi la Bibbia, diciamo la scrittura cuneiforme dei Sumeri è circa 3500 anni avanti Gesù Cristo. Poi forse appunto, come lei diceva, è stata fatta la Bibbia, è stata, queste sono state sacralizzate le scritture per inquadrare questo sistema finanziario monetario in una mitologia, in una ideologia che facesse tutti seguire questo metodo di pensiero che si basa sul sacrificio e sul fatto che noi dobbiamo dare la nostra energia a degli esseri superiori. Adesso in questo momento c'è una casta, ad esempio, che succhia tutte queste energie, e il tempio si può dire che è stato sostituito da la banca, oppure cioè ci sono delle istituzioni che funzionano con quel sistema lì. Quindi la mia domanda era appunto su innesti con la moneta, e poi avevo due domande più precise, più particolari, che quando si dice generato non creato, si fa forse allusione alla clonazione. La seconda domanda è, quando lei ha parlato della regina del cielo come altra divinità, si parla di questa dea che poi è diventata la Madonna? E la terza domanda è, la terza domanda è, ma con la nascita di questo nuovo ordine attraverso le scritture sacre e la moneta, non è che per caso si entra in il cosiddetto regime patriarcale, mentre prima c'era il matriarcato che si basava sul dono, e qua si passa sul dote? Allora, partiamo dalla più semplice. Per la regina del cielo si intende Iside o Ishtar, quindi la divinità femminile. Per quanto riguarda il passaggio dal regime matriarcale al regime patriarcale, lì ci sono, dal mio punto di vista, delle difficoltà aggiuntive, nel senso che già è difficile riuscire a farsi delle idee le più chiare possibili in relazione alla storia per la quale abbiamo dei testi scritti. Lei immagini quanto sia difficile farsi delle idee su parti della storia per le quali non ci sono i testi scritti ufficialmente. Mi riferisco per esempio agli studi di Maria Gimbutas, eccetera, sulla Dea Madre, dove appunto si parla di queste società matriarcali per le quali, insomma, tutte le conoscenze che noi abbiamo derivano da delle rappresentazioni in sostanza, quindi non da scritture, quindi questo è un discorso molto, molto difficile. Per quanto riguarda il sistema finanziario, il discorso biblico è sintetizzabile in questo: lì viene teorizzato e formalizzato il sistema del credito-debito, ma proprio con chiarezza assoluta, cioè dove si dice che chi presta denaro è padrone, chi riceve denaro in prestito è schiavo, che loro non si faranno mai prestare denaro dalle nazioni, ma che loro dovranno prestare denaro alle nazioni, proprio perché chi presta denaro è padrone, chi riceve denaro in prestito è schiavo. Poi hanno pure, formalizzato il discorso del 20% l'IVA. Cioè, se uno dava il suo bene al tempio, al demanio, noi diciamo il tempio, ma il tempio allora era il demanio, nel senso che non è che ci fosse la distinzione tra chiesa e Stato, il tempio era lo Stato. Quindi se uno dava una propria casa, magari per risanare un debito, la valutazione di quella casa veniva fatta dal sacerdote, la valutazione era insindacabile.
se uno la rivoleva indietro doveva dare quel valore più il 20%. Ok? Il discorso del prestito a usura o a interesse, adesso usura per noi ha un significato particolarmente negativo, allora lo aveva meno, lei tenga presente che per esempio lui dice tu potrai chiedere un prestito, cioè non potrai chiedere prestito al prossimo tuo. Ma nella Bibbia poi c'è scritto chiaramente chi è il prossimo. Il prossimo è l'appartenente al tuo clan tribale familiare. Poi per noi prossimo, questo termine gli è stato fatto assumere il significato di l'umanità. No, nella Bibbia non ha quel significato lì. Tant'è che dice, tu non chiederai interesse al prossimo tuo, ma agli altri sì. Cioè a quelli che non fanno parte del tuo clan tribale familiare. Ok? Quindi dal punto di vista finanziario quello che viene formalizzato nella Bibbia è proprio il sistema del credito-debito. E tra l'altro c'era anche un'altra cosa abbastanza importante, che il primogenito che nasceva non era di proprietà dei genitori, ma era di proprietà del demanio. E i genitori lo potevano riscattare versando un certo quantitativo di argento dopo 30 giorni. Cioè un po' come noi diciamo una vacca fa un vitello, quel vitello non è di proprietà della vacca ma è di proprietà del proprietario della stalla. Dopodiché i genitori dopo 30 giorni se lo compravano, il loro figlio. Capisce? Quindi questo riguarda anche il discorso della sovranità individuale, cioè degli stati intesi come delle concessioni che vengono dati dai veri proprietari del pianeta Terra, e all'interno di queste concessioni ognuno di noi quando nasce viene registrato come un cespite, cioè come un possibile produttore di reddito, di ricchezza, esattamente come quando un'azienda metalmeccanica compra un tornio lo registra come cespite. Noi siamo quella roba lì, ed è già così nel libro dei numeri. Forse non è cambiato nulla. Buonasera, volevo chiedere se c'era qualche punto di contatto in comune nella lettura religiosa, letterale ed esoterica della Bibbia. Cosa intende per lettura esoterica? Perché con esoterismo si intendono un sacco di cose. Avevo letto delle cose in rete in merito a delle possibili interpretazioni come dei codici nascosti all'interno delle sacre scritture. Ah, ho capito, sì. Per esempio lei si riferisce ai codici che sono stati esposti dal matematico Eliyahu Rips, e descritti dal giornalista Michael Trosnin, il codice Genesi, dove lì dentro ci sarebbe scritto tutto il futuro dell'umanità, compreso il futuro di ognuno di noi. Io ho letto tutti quei libri lì quando sono stati pubblicati, devo dire che sono ancora in attesa che si avverino delle cose che erano state previste di lì a niente, sono passati 20 anni e non si sono ancora realizzate. Quindi diciamo che sospendo il giudizio, ok? Da questa parte. Buonasera, intanto la ringrazio a titolo personale perché mi chiamo Serafino e senza le sue conferenze non avrei mai scoperto la radice etimologica del mio nome. La ringrazio. Quindi lei è uno che brucia. Esattamente. La domanda riguarda l'Elohim serpente, il ruolo che ha avuto diciamo, nella formazione dell'Adam,
e conseguenzialmente anche la stirpe del serpente, che come lei ricorda diverse volte è richiamata anche nel Mein Kampf di Hitler. La ringrazio. Allora, qui ci riferiamo alla vicenda di Adamo ed Eva, quando Eva subisce per la cosiddetta tentazione da parte del Nahash, cioè del cosiddetto serpente. Serpente che dalla teologia è stato identificato in un modo assolutamente improprio, artificioso e immotivato con Lucifero o con Satana, cosa che non c'entra assolutamente nulla. Questo serpente, al di là della difficoltà di stabilire se si riferisse ad un Elohim di razza diversa o semplicemente ad un Elohim rivale degli Elohim che comandavano nel Gan Eden, è colui che ha fatto sì che Eva potesse essere fertile, tant'è che nella letteratura ebraica extrabiblica si dice che Eva ha avuto un rapporto sessuale con questo serpente. La cosa su cui discutono è stabilire se il rapporto sessuale fosse consenziente oppure se abbia subito una violenza sessuale, e da quel rapporto sarebbe nato Caino, che quindi rappresenterebbe la stirpe del serpente, che non a caso poi i capi del Gan Eden dicono: io porrò inimicizia tra la stirpe del serpente e la stirpe degli adamiti, che era quella, diciamo così, considerata geneticamente pura, quella che si doveva poi sviluppare, che si è sviluppata poi attraverso Seth e poi suo figlio Enosh, eccetera, direttamente dal seme di Adamo ed Eva, sapendo che Eva era frutto era un prodotto della clonazione fatto con le cellule di Adamo. Quindi le due stirpi sarebbero quelle lì. Ok? Però dire delle cose certe è pressoché impossibile. Signori, cercherò di soddisfare tutti. Un attimo di carosello, ringraziamo innanzitutto anche gli sponsor della serata, Dolomiti Energie e Aci Service di Teramo.